La seduta del 18 giugno. Aree protette in Piemonte. Ordine del giorno sui danni Eternit. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale, nella seduta del 18 giugno, ha approvato una modifica alla legge di tutela delle aree naturali e alcuni ordini del giorno. Uno per il risarcimento delle parti civili dai danni Eternit, il secondo contro gli infortuni domestici. Approvata anche la mozione che impegna la Giunta ad attivarsi perché il governo italiano promuova una riforma normativa per affermare la separazione tra banca commerciale e banca d'affari. L'Assemblea ha inoltre votato il rinvio in prima commissione della proposta di legge sull'abolizione del garante per i detenuti, la cui discussione in aula era iniziata il 14 maggio. In primo piano. Riclassificare parte delle zone naturali di salvaguardia in aree contigue a quelle già protette è quanto prevede la legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 18 giugno. Il testo modifica parte dell'articolo 5 della legge sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, prevedendo la tabellazione delle aree contigue e di conseguenza la riconoscibilità delle medesime. La legge approvata oggi dal Consiglio regionale sulle aree contigue è una legge che prende spunto da una sentenza della Corte Costituzionale che ci obbligava a intervenire in materia e a determinare con molta precisione quelli che erano gli obblighi per la definizione delle aree contigue. In particolare abbiamo deciso di provvedere con un'adeguata tabellazione per far capire a tutti i cittadini quali sono le aree contigue e quali sono gli obblighi ad esse connessi. Con la distanza delle aree contigue dall'area dove non si deve cacciare, i parchi e così via, prima era messo solo quel comune lì di residenza. Con questa nuova forma di legge tutti i componenti delle ATC di quell'area lì possono cacciare. È un aspetto democratico, con soddisfazione è stata votata all'unanimità, tenendo conto delle istanze che le minoranze noi abbiamo fatto assieme alla maggioranza. Sempre il 18 giugno il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno sulla sentenza Eternit. Il documento impegna la Giunta a promuovere una ricerca sul patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ex manager svizzero dell'Eternit, condannato anche a risarcire le parti civili per il danno causato dall'amianto. Approvato oggi un ordine del giorno che dà mandato alla Regione Piemonte di fare una ricerca per la capienza patrimoniale degli amministratori che sono stati condannati nella sentenza della Corte d'Appello relativamente alla questione amianto Eternit, e quindi la Regione Piemonte si farà carico di vedere la capienza patrimoniale degli stessi per risarcire tutti i comuni che la sentenza ha stabilito che devono essere risarciti. L'approvazione dell'ordine del giorno che comporta per la Regione Piemonte un'ulteriore assunzione di responsabilità sul recupero delle forti somme dovute non più dal miliardario belga ma soltanto dal miliardario svizzero è un momento epocale. Questo ordine del giorno dà un mandato preciso affinché un'importante sentenza non rimanga soltanto scritta sulla carta, ma permette in particolare alle amministrazioni locali e a tutti gli altri soggetti di vedersi forniti quelle risorse che sono indispensabili per lenire il grande danno che è stato compiuto in questi anni. La Commissione Cultura ha votato il parere favorevole alla pubblicazione da parte dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte ed ISU dei bandi per l'erogazione delle borse di studio. Il provvedimento, in parte modificato rispetto alla stesura originale, dopo il confronto con gli studenti, si basa sul criterio della meritocrazia. Noi siamo convinti che fosse necessario modificare i criteri per l'assegnazione delle borse di studio e l'abbiamo fatto introducendo un metodo nuovo che punta alla meritocrazia, un metodo che è nato dalla concertazione con tutti i soggetti interessati, e quindi riteniamo di aver fatto un passo avanti anche a favore di quegli studenti che hanno protestato ma che forse non hanno capito bene la sostanza di un provvedimento che mira appunto a premiare i migliori. Le opposizioni hanno votato contro la proposta della Giunta per due ragioni.
La prima, non si cambiano le regole a anno accademico così avanzato. La seconda, anche i criteri adottati possono creare delle diseguaglianze. Ad esempio, perché coloro che riuscivano ad accedere alle borse di studio con una media già molto dignitosa dei 25, in base a nuovi criteri dovranno raggiungere 27 o 28 con pochissimi esami ancora nella sessione. Complessivamente si rischia di comprimere il diritto allo studio, sia perché si riducono le risorse destinate, sia perché si riducono le persone che possono fare domanda. Questo è un danno sociale, ma è anche un impoverimento dell'economia piemontese. In breve. Per sfatare un luogo comune, che era l'esistenza, è stata fatta solo in alcune regioni, alla quale hanno partecipato solo alcuni italiani. Il contributo dei meridionali, oltre 7.000, dimostra che questo è stato, la resistenza è stata un fatto nazionale come tutti gli altri momenti del nostro paese, un momento importante per riflettere sulla storia recente del nostro passato. Al Teatro Carignano di Torino il convegno nazionale Meridionali e Resistenza, il contributo del Sud alla lotta di liberazione in Piemonte 1943-1945, promosso sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Migliaia di giovani provenienti dalle regioni del Sud Italia hanno partecipato alle vicende della resistenza piemontese con ruoli diversi. Alle loro storie, poco conosciute, è stato dedicato il convegno e la ricerca che porta lo stesso titolo. Io credo che questa iniziativa sia davvero un'iniziativa molto importante, collocata anche nel momento giusto in cui vive questo paese, quindi io voglio ringraziare il Consiglio regionale, le istituzioni e chi ha fatto e voluto questa ricerca. Io credo che indagare meglio e pienamente di chi e come ha partecipato alla nostra resistenza nazionale che ci ha liberato dal nazifascismo, ci ha creato la libertà di questo paese, la democrazia, sia un atto dovuto, un atto importante che restituisce anche all'unità d'Italia il suo pieno valore. E in un momento come questo ne abbiamo tanto bisogno. Agenda digitale, wifi libero, domicilio digitale, fascicolo sanitario elettronico sono alcuni dei provvedimenti contenuti nel decreto Fare, approvato sabato 15 giugno dal Consiglio dei Ministri. In particolare è prevista la liberalizzazione dell'accesso internet in modalità wireless, un passo in avanti che ha visto il Piemonte in veste di pioniere nei mesi passati, con la legge numero 5 del 2011, che già riconosceva l'accesso libero alla rete come diritto di cittadinanza. Nel periodo gennaio-maggio 2013, gli accessi nelle sedi del Consiglio, Palazzo Lascaris e Piazza Solferino, confermano il successo della legge, circa 5.000 collegamenti, punta massima di 1.060 ad aprile. Creare un fondo europeo per lo sviluppo e l'occupazione. È questa la proposta firmata dal presidente dell'AICRE Piemonte, Valerio Cattaneo, insieme a Movimento Federalista Europeo, Consiglio Italiano del Movimento Europeo e Centro Studi sul Federalismo, in vista del vertice del 27-28 giugno. Con il documento inviato ai governi degli Stati membri, al Parlamento europeo, alla Commissione e al Consiglio, si intende rilanciare la questione del processo di unificazione politica ed economica dell'Europa. Andrà in trasferta in Germania, grazie all'Istituto Italiano di Cultura, la mostra di vignette satiriche Da moneta unica a unica moneta, realizzata da Dino Loi e promossa dal Consiglio regionale del Piemonte. La mostra sull'euro sarà esposta dal 16 luglio a fine settembre a Stoccarda, all'interno di un'esposizione intitolata Drolls d'Europe, Langtes Europa, Europa da ridere. Curata dalla sezione CRAL di arti visive della Regione Piemonte, la mostra I mille volti del Piemonte, crocevia tra storia e letteratura, è visitabile fino al 26 giugno nella sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale del Piemonte. In rassegna opere pittoriche, prevalentemente oli su tela, acrilici e acquerelli, di 31 artisti iscritti al CRAL regionale. Ingresso libero da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Fino al 6 settembre nella Biblioteca della Regione è visibile la mostra Lo specchio di un'epoca, le cartoline illustrate Art Nouveau e Art Déco. Curata dalla collezionista Silla Boella, la rassegna espone raffinati esemplari che esprimono la chiara valenza artistica assunta dalla cartolina illustrata, soprattutto nel periodo a cavallo tra fine 800 e inizio 900, capace di coinvolgere disegnatori, grafici e illustratori di primo piano che accentuarono la componente estetico-decorativa del mezzo, segno esteriore di un mondo elegante, prospero e ricco di prospettive.
Nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris fino al 28 giugno la mostra Naturalmente, curata da Gianluigi Giampuzzi, espone una selezione di opere del pittore alessandrino Fabrizio Cordara, abbinate a una serie di fotografie dell'erbario di Alfonso e Ada Sella, realizzate da Angelo Garoglio e messe a disposizione dal Museo Regionale di Scienze Naturali. 16 le opere di Cordara, tutte ispirate al paesaggio piemontese e realizzate con tecnica mista, in cui viene data espressione alla presenza umana attraverso l'inserimento, nella preparazione di base della tela, di frammenti di stoffa, juta, pagine di quotidiani, scontrini fiscali, segatura e ruggine. Le fotografie di Garoglio raffigurano alcune piante di montagne, ambienti acquatici e boschi piemontesi realizzate per il programma di ricerca museologica Vita Vegetale per arricchire il museo di materiali espositivi botanici unici e innovativi.